2BE annuncia il nuovo protocollo di certificazione per i video contenenti informazioni mediche. Tutto deve essere in linea con i precetti dell'OMS. In un recente annuncio, il dottor Garth Graham, responsabile globale della salute di Yo!2BE, ha indicato che sono stati fatti nuovi tentativi per censurare ancora di più i contenuti sulla piattaforma di video in streaming di proprietà di Google. Fare dei politici la propria classe protetta e mettere al bando i divieti ombra dei contenuti non approvati non significa più tagliarli, ha suggerito Graham. Yo!2BE Health, salute, ha lavorato su ulteriori modi per aiutare medici, infermieri, professionisti della salute mentale, fornitori di informazioni sanitarie e portare le stesse informazioni sanitarie di alta qualità negli spazi che le persone visitano durante la giornata, così come le loro app di condivisione video preferite, ha scritto Graham in un post sul blog. Il nuovo piano prevede di consentire ad alcuni professionisti medici approvati di essere etichettati come certificati o affidabili sulla piattaforma. In questo modo gli spettatori sanno che quelli sono fonti autorevoli, ha rivelato sempre Graham. Qualsiasi utente di Yo!2BE, medico o altro, che diffonda qualsiasi cosa considerata come disinformazione medica non riceverà l'etichetta certificato o affidabile. E senza quell'etichetta, Graham e gli altri superiori di Yo!2BE sperano che gli spettatori passino oltre cercando qualcos'altro da guardare. Per ricevere l'etichetta certificato affidabile di Yo!2BE bisogna presentare la licenza medica al gigante della tecnologia e giurare di seguire le migliori pratiche stabilite dai gruppi come il Consiglio delle Società di Specialità Mediche, l'Accademia Nazionale di Medicina e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Queste tre agenzie, spiega ulteriormente il post di Graham, sono state direttamente coinvolte nell'elaborazione del nuovo schema. Afferma che le tre entità hanno sviluppato questi principi che delineano gli aspetti chiave della condivisione delle informazioni. Oltre a presentare la propria licenza medica e giurare di diffondere solo informazioni sanitarie approvate dal governo, i medici e gli operatori sanitari su Yo!2BE dovranno anche mantenere un account in regola e seguire determinati altri obblighi. Nei prossimi mesi i canali idonei che hanno presentato domande attraverso questo processo riceveranno un pannello informativo sulla fonte sanitaria che li identifica come professionisti sanitari autorizzati e i loro video appariranno nei risultati di ricerca pertinenti i contenuti sulla salute, ha spiegato Graham. Yo!2BE ha già agito come dottore ancora prima di questo, quando la piattaforma ha censurato interviste come il popolare podcaster Joe Rogan e il cardiologo dottor Peter McAuliffe. In quell'intervista tra Rogan e McAuliffe ha ricevuto un timbro di disinformazione medica da Yo!2BE che ha deciso che quanto detto non è credibile, affidabile o autorevole. Yo!2BE ha continuamente censurato video solo per il fatto, ad esempio, di mettere in dubbio la legittimità dei lockdown, degli obblighi delle mascherelle, eccetera, nonostante siano stati stilati da medici di altissimo livello. Il senatore Rand Paul, che è stato censurato e bandito da Yo!2BE, perché non è stato semplicemente etichettato come disinformatore? Perché ancora oggi Yo!2BE continua imperterrito a censurare video e account che semplicemente hanno contenuti che promuovono informazioni diagnostiche leggermente contraddittorie secondo le autorità sanitarie locali o l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In sostanza, Yo!2BE si è autonominato medico del mondo. Chiunque utilizzi la piattaforma deve aderire ai suoi dettami onniveggenti e onnisciente su medicina e salute. Non importa quanto fuorvianti o non scientifiche siano le sue posizioni. Una volta implementate, sapremo che tutte le informazioni mediche certificate pubblicate su Yo!2BE sono... Per le vostre libere ricerche dal sito web www.tinelli.eu scorrete col menu a tendina che trovate in alto a destra per approdare al fornito indice alfabetico dove trovate oltre 2500 voci dei video con le mie ricerche o le mie traduzioni per fare le vostre indagini personali e scoprire la fantastica palla della palla. Per i pigri, le pigre, gli indottrinati, le indottrinate, i credenti, le credenti, rimanete pure a crogiolarvi come una rana bollita nel sistema menzognero. Ma per i curiosi e le curiose avete a disposizione la possibilità di sollevare finalmente il pesante tendone che nasconde il retro della scena dove vi attende la verità. E la verità vi rende liberi. Liberi!